parlato degli Stati Uniti d'America, soprattutto in questo periodo si va verso la nuova amministrazione Trump, quindi gli interrogativi da parte nostra sono molti, gli imprenditori hanno qualche dubbio, qualche preoccupazione. A Milano è andata in scena un'anticipazione di Open Dialogues for the Future, un antipasto di ciò che si terrà il prossimo marzo 2025. Argomento centrale: i rapporti della regione con gli Stati Uniti d'America alla luce dell'elezione di Donald Trump. Friuli Venezia Giulia è una regione che noi sappiamo essere collocata a oriente, vicina a, storicamente ha delle frontiere col mondo austro-ungarico, col mondo balcanico, però in realtà quando guardiamo la composizione dell'interscambio è una regione molto molto europea e transatlantica. La situazione di fatto è di un rapporto dal punto di vista economico e commerciale estremamente positivo, mai stato così di successo, e direi che questa fotografia è quella che ci dobbiamo, come dire, imprimere nella mente nel momento in cui affrontiamo una nuova amministrazione. Sono proprio contento che quest'anno per la NIAF è stato dedicato a Friuli Venezia Giulia, una bellissima regione che merita essere conosciuto meglio negli Stati Uniti. Appuntamento quindi a marzo, come ricordato anche dal presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Io penso che sarà un'edizione estremamente interessante, soprattutto per una regione come la nostra, che esporta in paesi fortemente amici e collegati con il nostro territorio. E quindi noi andremo a proporre questi scenari a marzo 2025.